tutte ragazze e benvenute in un nuovo video. Oggi vi voglio farvi vedere l'utilizzo della polvere Aurora. Video molto veloce, anche perché è solo un po' dimostrativo. Allora, come vi avevo detto nel video precedente, se non l'avete visto vi metto il link da qualche parte con gli acquisti che ho fatto alla Fiera del Levante da Sofia Nail con i nuovi prodotti Nail Look, dove vi faccio vedere anche questa bellissima tovaglietta che secondo me è il top. Vi ho fatto vedere che ho acquistato questa polvere Aurora a 6 euro. Insieme c'è questa spugnetta che andiamo a provare insieme oggi. Allora, come colori, dove provare la polvere effetto Aurora, così come si chiama appunto, ho messo un bianco senza dispersione, quindi cioè è rimasto praticamente asciutto, mentre qui ho un classico colore con dispersione. Quindi insieme adesso andremo a vedere come fare la polvere Aurora sia con un colore senza dispersione sia con un colore con dispersione. Allora, iniziamo dal colore con dispersione. Allora, io utilizzerò, siccome non ho un sigillante a portata di mano senza dispersione, andrò a utilizzare il colore It Top Vanish e lo andremo bene bene a sgrassare. Allora, andiamo innanzitutto a sigillare il nostro colore. Possiamo andare circa 90 secondi in lampada con questo sigillante. Nella lampada io utilizzo una Sun, cioè queste qui, vi faccio vedere, eccole, queste qui non hanno la parte posteriore, quindi sono tutte aperte da sotto, le ho acquistate su AliExpress. Allora, la vado a mettere in lampada, come dicevo, 90 secondi, quindi una volta passati 90 secondi ci rivediamo. Okay. Allora, nel frattempo ho preparato la polvere Aurora, l'ho aperta, come vedete aveva anche il sigillo con la carta, e sono andata a immergere praticamente il pad nel cleaner. Allora, a questo punto la tip è sigillata, però la andiamo a sgrassare benissimo, perché come vi dicevo non ho il sigillante senza dispersione. Quindi andiamo a sfregare con tanto cleaner, mi raccomando. Ecco, questo è... adesso dovrebbe... lasciamo un attimino asciugare il cleaner e poi possiamo tranquillamente procedere con la stesura della polvere Aurora. Come si fa? Allora, innanzitutto prendiamo la nostra spugnetta, un attimo che sono un po' scomoda, ho paura di far cadere tutto. Allora, togliamo questo. Allora, andiamo a prendere la polvere con la parte spugnosa, insomma, e andiamo a sfregare. Facciamo dei movimenti dall'alto verso il basso fino a che la superficie non sia completamente ricoperta di polvere. Ok, allora guardate bene bene il risultato. Sopra la tip si è formata, sopra il colore si è formato l'effetto. Eccolo qua, bellissimo. Adesso invece vi faccio vedere l'effetto sul bianco che non ha la dispersione. Allora, questa qui comunque una volta finita possiamo andare tranquillamente a sigillarla con un qualsiasi tipo di sigillante, quindi possiamo stare tranquilli. Adesso andiamo a farlo sul bianco.
Allora, questo qui. Andiamo a sfregare dal basso verso l'alto su tutta la tip. In questo modo. Comunque sul bianco mi piace tantissimo l'effetto che si viene a creare. Anche qui, una volta finito, possiamo andare a sigillare tranquillamente con qualsiasi sigillante. Allora, guardate l'effetto, è bellissimo, è tipo perlato, tipo sì, tipo perla, va? Se vi ricordate, era completamente opaco. Non so come farvi vedere bene, ecco, forse così, ecco. C'è la mia mano che mi fa ombra. Comunque, questo qui è l'effetto finale. Molto molto bello, e poi possiamo andarlo tranquillamente a sigillare, come vi dicevo prima. Ok, comunque, dato che non ho il sigillante senza dispersione, sarebbe stato molto più facile andare ad attaccare la polvere. Qui infatti l'effetto si vede molto meglio, invece qui è tipo un po' a bozzi, ma se comunque utilizzate appunto il sigillante senza dispersione, l'effetto viene praticamente uguale a questo qua. Allora, il costo della polvere è di circa 6 euro, se non erro. Mi piaceva e l'ho presa, anche perché non ce l'avevo ancora. E niente, allora, questo qui è l'effetto della polvere Aurora finito. Se vogliamo possiamo andare anche un po' a spolverare nel caso in cui abbiamo avuto qualche perdita. Comunque è bellissimo, guardate questo. Questa forse è la posizione migliore per farvi vedere l'effetto. Ok, perfetto. Dopodiché possiamo sigillare, andare in lampada con la solita catalizzazione del nostro gel. E niente, questo è stato il video, spero vi sia piaciuto, vi mando un grosso bacio. Ciao ciao!